casa Fabiano Medina da Silva il giorno dopo la salvezza del Lecce. Ci accoglie la moglie Giselle, con lo stesso Fabiano, le figlie Giovanna e Giulia, insieme a loro anche il giallorosso Gustavo, in compagnia della sorella. Gustavo e Fabiano, i nostri centrali difensivi brasiliani, com'è questo giorno dopo la salvezza? Ma bellissimo, bellissimo, perché ho fatto una notte di sonno tranquilla proprio, perché era quasi da un mese che non riuscivo a dormire tranquillo, pensare a questa salvezza, per cui ho dormito tranquillo, ho riposato tranquillo e oggi con Gustavo siamo usciti, abbiamo festeggiato e siamo felicissimi. Ieri tante lacrime, soprattutto Gustavo, c'è un crollo totale dopo il triplice fischio. Ah, sono contento perché in un momento difficile noi troviamo fare bene, no? Come io e Fabiano in difesa, così importante per tutta la squadra, sono troppo contento. Gustavo, domenica ci sarà la festa in casa, un po' stile Milan, si festeggia una settimana dopo per festeggiare in casa. E io so che anche il Lecce ha il suo Boateng. Sì, sai ballare? Sì. Come ha ballato lui? No, uno stile diverso, tutto brasiliano. Sì, una musica brasiliana, no? Mettiamo? Sì, come no? Trovo benissimo a Lecce. C'ho anche paura di lasciare Lecce adesso. C'ho il Lecce nel cuore. Quella è la città che ho scelto, anche se devo andare via, comunque voglio rimanere come città mia a Lecce. Lei mi ha dato un assist, io te lo devo dire. Mi ha dato un assist perché tu a giugno sei scadenza di contratto e non è ancora stato rinnovato. Qual è il sogno di Fabiano Medina da Silva? Ma guarda, io mi trovo benissimo qui a Lecce, è inutile dire che io qua mi sento a casa. Però non dipende solo da me, dipende anche dalla società. Adesso penso che con questa salvezza si muoverà e riusciamo a trovare la cosa. Beviamo questo vino per la città, facciamo questo brindisi per la Serie A.